Ragazzi, buongiorno. Oggi è lunedì 24 maggio e sono le 8:30 di mattina. Mi sono appena svegliata, un po' in coma. E volevo darvi il benvenuto in questo nuovo vlog. E adesso mi metto a fare colazione e poi facciamo due chiacchiere. Il mio solito tè che non manca mai. Vedo che smetterò di bere il tè, boh, quando comincerà a fare caldo, visto che è il 24 di maggio. E oggi piove e fa freddo, quindi andrò avanti ancora per un po' se continuerà così. Mi sono messa qui sul divano a fare colazione come sempre. Chi mi segue da un po' ed è abituato a vedere i vlog nella mia casa qui a San Donato, dove effettivamente vivo assieme a mia mamma, è abituato a vedere queste postazioni qui. Qua c'è anche la Chicca che però non si sta facendo vedere direttamente dall'inquadratura. No, non vuole. E nulla, mi sono messa qua a fare colazione appunto come se appunto mi seguite e vedete questi vlog di solito, saprete che purtroppo questa casa è molto 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 buia e tanto più se c'è pioggia fuori come c'è oggi che c'è un tempo orribile, questa casa diventa ancora più buia, quindi questo vlog sarà leggermente scuro appunto, non c'è una bella luce del sole che ci illumini e che ci dia una qualità fantastica, il che mi dispiace molto, ma oggi avevo proprio intenzione di fare un vlog perché avevo già cominciato ieri a farne uno, ma poi non l'avevo più concluso perché ieri ci sono stati alcuni disguidi che mi hanno portato a cambiare completamente giornata e quindi sarebbe stato un vlog troppo confusionario e ho detto vabbè, lo faccio stamattina. E quindi sì, la qualità è quella che è. Purtroppo non sto più utilizzando per i video la mia macchinetta fotografica perché ormai sono tantissimi anni che ce l'ho ed è andata, non funziona praticamente più. E quindi sto continuando ad utilizzare il telefono perché in questo momento non ho sinceramente voglia di fare un investimento su una macchinetta fotografica che costano veramente tantissimo. Quindi no, economicamente non ho nessuna voglia ora di spendere così tanti soldi. Più avanti sicuramente lo farò, però per adesso preferisco concentrarmi su altre cose e quindi niente, mi dispiace appunto se questo vlog non avrà una qualità pazzesca, però spero che il contenuto vi piaccia. Vi dicevo che è lunedì mattina, in questo momento sono quasi le 9, adesso mi metto a fare colazione con calma. Stavo facendo un po' di coccole anche ai cani e poi vabbè, durante la giornata vi spiego che cosa faremo oggi, una giornata abbastanza tranquilla in realtà. Pur essendo lunedì non sono a Padova perché dovevo tornare a Padova ieri sera, ma alla fine non ci sono più andata per alcuni problemi, alcune complicazioni che sono venute fuori. Ho preferito stare a casa, stare più tranquilla qua, quindi mi farò questi giorni qui e poi andrò a Padova giovedì e venerdì perché adesso ho laboratorio, quei 2 giorni lì, le lezioni le ho finite, quindi posso stare tranquillamente a casa, però appunto poi giovedì e venerdì devo andare perché ho per forza laboratorio in presenza, frequenza obbligatoria, quindi farò pendolare quei 2 giorni lì. E basta, adesso appunto faccio colazione e poi facciamo due chiacchiere. Faccio un po' di skincare con alcuni prodotti che mi sono portata a casa da Padova, tipo questo qui di Elemis che mi piace un sacco, è un balsamo detergente. Poi della stessa marca ho anche la crema idratante che mi sta piacendo da impazzire anche questa. Il mio tonico solito di Clinique che amo, la mia pelle è dipendente dal tonico di Clinique. E poi ho alcune mini taglie di Drunk Elephant che mi stanno piacendo un sacco. Questo qui è un olio nutriente che lo metto di solito la mattina, mentre la sera utilizzo questo siero qui. Questo qui che infatti vedete c'è scritto che è per la notte con l'acido glicolico. E niente, poi vabbè, a volte utilizzo anche questo scrub qui per fare un mini peeling alla pelle di Balea. Allora, stiamo uscendo di casa, posso anche togliermi la mascherina visto che sono in macchina con mia mamma. Stiamo uscendo di casa per andare a fare la spesa. Perdonatemi la mia faccia, ma non avevo nessuna voglia di truccarmi stamattina per andare a fare la spesa, mi truccherò più tardi. E appunto stiamo uscendo, c'è un tempo che fa pena, piove. Dobbiamo andare al supermercato e poi se riusciamo, se è aperto, ci fermiamo in un centro UPS che fortunatamente è molto vicino a casa perché devo consegnare un pacchetto di Vinted perché sono approdata
Aiuto. Non è molto bello esteticamente, però vabbè. Sono approdata anch'io su Vinted, infatti se siete interessati vi lascio il mio profilo qua, in maniera che se vi interessa vedere che cosa ho messo in vendita potete andare a dare un occhio. Anche perché la maggior parte delle cose che vendo su Vinted, come dicevo anche su Instagram, sono praticamente nuove, ma indossate, quindi sì, pochissime cose sono effettivamente indossate ed usate, però appunto sono cose che non utilizzo più, che in realtà non ho praticamente appunto mai utilizzato, e ho deciso di caricare là nel caso qualcuno fosse interessato, quindi così. Appunto andiamo a fare la spesa, facciamo due commissioni, poi torniamo a casa, io devo studiare e poi oggi pomeriggio devo andare a Jesolo verso sera, perché devo andare a parlare in un negozio per fare un colloquio per un lavoro stagionale, perché sto cercando lavoro a Jesolo per la stagione estiva, ma sto avendo un po' di difficoltà e quindi appunto stasera ho un colloquio e poi teoricamente mi fermerò a cena direttamente a Jesolo per poi tornare a casa stasera. Eccoci qua, siamo tornate a casa, adesso sistemo la spesa, abbiamo preso un po' di roba, hamburger vegetali, cose varie, insomma, questi qua mi piacciono un sacco, con il tofu e le zucchine, sono veramente super 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 buoni, e vabbè, gallette, un po' di verdure, gli yogurt soliti, un po' di frutta, sono in tutto i frutti di bosco, ultimamente mi piacciono troppo. Un po' di cose, insomma, prima ho preso una roba da Kiko, diverse così, adesso sistemo la spesa anche. Ok, rieccoci, sono tornata a casa dopo aver fatto la spesa, sono andata anche a consegnare il pacchetto di Vinted con mia mamma, quindi tutto a posto. In realtà devo ammettere che Vinted è veramente super 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 facile da usare, anche per le spedizioni e tutto è super comodo, quindi veramente approvato. Spero che la ragazza che riceverà i Dr. Martens, perché l'ho venduto un paio di Dr. Martens che ormai non usavo più, che non mi andavano più bene, spero che le piacciono. E basta, niente. Quindi adesso sono già le 11:10. In realtà stavo riusando Vinted per rispondere ad alcuni messaggi. E oltre a questo, adesso devo mettermi a studiare. Non penso che farò allenamento stamattina, era nei programmi, ma ormai appunto sono già le 11 passate, tempo che mi metto un attimo a studiare, poi diventa ora di pranzo, quindi mi sa che non lo farò. E poi ho dei programmi nuovi per oggi pomeriggio, in realtà, perché stamattina mentre facevo la spesa mi ha chiamata una signora di un negozio a cui avevo mandato un curriculum a Jesolo per la stagione e mi ha chiesto di andare a fare un colloquio, quindi oggi ho due colloqui, uno alle 3:30 e uno alle 5, quindi andrò a Jesolo pomeriggio, mi faccio i miei giri e poi niente, vado, rimango direttamente lì per andare a cena da mio papà, perché non ha senso fare su e giù, in caso vado a salutare Enrico e niente, quindi questa qua sarà la mia giornata. Oggi pomeriggio lo dedicherò a questo, non studierò perché ho queste cose da fare e quindi adesso appunto mi metto a studiare subito, così almeno un po' la mattina la sfrutto. La chicca sta impazzendo perché piove e non possono andare fuori a camminare, quindi sta impazzendo, ha voglia di giocare, ma la mamma deve studiare. Cosa fai? Mi fa morire quando fa così. Mi fai morire. Adesso mi metto qua sul divano con il computer. Qua si è piazzata anche lei che vuole le coccole e mi sono fatta un altro tè caldo. E niente, mi metto a fare alcune cose, devo sistemare alcuni appunti e comincerò a studiare appunto. Mettendo ora a pranzare, che è l'una passata, e ho studiato un pochino appunto, adesso mangio e poi alla fine ho cambiato programmi un'altra volta ancora, perché la signora con cui dovevo fare il colloquio alle 5 mi ha detto che non riesce più oggi pomeriggio, quindi ho semplicemente il colloquio delle 3:30. Adesso vedo un attimo di organizzarmi e poi vi faccio sapere, tanto pranzo. Allora ragazzi, alla fine sto uscendo di casa adesso, mi sono truccata un pochino di più perché sto uscendo per andare al colloquio. Ok, ho fatto cambio luce, sto uscendo per andare al colloquio, vado via in macchina, poi ho il computer in mano perché mi fermo a studiare a Jesolo da Enrico, alla fine non ceno a Jesolo perché vado domani a pranzo, quindi vado, faccio il colloquio, vado a casa di Enrico, passiamo un pomeriggio a studiare e poi per cena torno a casa. Ragazzi, sono arrivata a Jesolo in anticipo in realtà, perché sono partita super presto
Sì, per arrivare qua con sicurezza, visto che c'era pioggia, non sapevo quanto traffico ci fosse e quanto ci avrei messo. E nulla, sono andata a recuperare anche il curriculum in ufficio da mio papà, che mi ha fatto il favore di stamparmelo, perché io la stampante a casa non ce l'ho. Basta, tra poco vado dentro. Vorrei prendermi. Perché? Perché sei senza barba? Un baffo così. Ciao ragazzi, ho finito... ho finito il colloquio e sono venuta qua da Enrico appunto pomeriggio e il colloquio è andato bene, poi ve ne parlo meglio, adesso sto aspettando una risposta un pochino più concreta dall'amministrazione loro, visto che è una catena. Sono qua con Enrico appunto che non si vuole far riprendere perché si è tagliato la barba e si è tenuto solo un baffo e fa ridere, quindi non vuole farsi riprendere. Adesso ci mettiamo a studiare e poi io... più tardi torno a casa che torno a casa per cena. Ragazzi, sono le 7 di sera e sono appena tornata a casa. Ha letteralmente iniziato a diluviare ora, quindi sì, sono arrivata a casa, meglio che non sia per strada. E basta. Come vi dicevo, sono andata a fare il colloquio e poi mi sono fermata da Enrico che abbiamo passato il pomeriggio lì a studiare e alla fine un paio d'ore, poco più in realtà. E il colloquio è andato bene secondo me, sono abbastanza contenta e fiduciosa. Domani comunque tornerò a Jesolo perché ho un altro colloquio, quindi vediamo come va e vediamo come si evolve questa situazione della stagione, quindi così insomma sono contenta. Comunque tra un po' dovrebbero tornare a casa anche mia mamma e mio fratello che sono assieme e in teoria ceniamo qua assieme, e invece domani vado a pranzo da mio papà, e quindi sì, così, nulla di che. Adesso mi metto tranquilla sul divano un pochino e poi appunto si cena. Ragazzi, perdonatemi se non vi ho più ripreso niente, ma sono stata un pochino con mio fratello che è venuto qua a cena, appunto abbiamo cenato assieme e nulla, non ho ripreso appunto perché beh, la cena non era nulla di interessante e basta, mi sono persa un attimino con le riprese. Come vedete mi sono già struccata, mi sono messa qua sul divano, qua come sempre c'è la chicca che ha voglia di tante tante coccole. Ti metti qua sulla coperta? Lei ha una passione per la coperta. Comunque, niente, volevo comunque concludere questo vlog e ringraziarvi tanto per averlo visto. Eccola qua. Ringraziarvi tanto per averlo visto. Invitarvi a lasciare un pollice in su se vi è piaciuto. E ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e di seguirmi su Instagram se mi va. A parte questo, niente, vi mando un bacio grande. Ci vediamo presto con un nuovo video.